Cosa è stata e cosa ha significato l'obbedienza di Maria? Un'obbedienza non passiva, ma attiva, libera. Un'obbedienza di totale fiducia. La stessa obbedienza che noi dovremmo vivere non solo nei confronti di Gesù, ma anche, per esempio, quando noi obbediamo alle persone che amiamo. Forse non sempre capiamo tutto, o forse non lo vogliamo fare, però poi l'amore, la fiducia, la sicurezza che ci danno queste persone che amiamo, ci portano a dire di sì, ad obbedire, cioè ad ascoltare. Questo vuol dire obbedienza, op audire. Maria Gargani, la nostra beata, ci fa riflettere soprattutto in un momento delicato e particolare in cui l'obbedienza è difficile, e cioè il momento della prova, il momento della sofferenza. Un momento che Maria stessa, la Madonna, ha vissuto al Calvario, durante la passione del Figlio. Avrà vissuto anche altri momenti di obbedienza quando il Figlio era vivo, ma l'obbedienza della croce, l'obbedienza del Calvario è un'obbedienza difficile. D'altronde, che obbedienza sarebbe se non ci costasse nulla? Maria Gargani scrive, Suor Maria Gargani, Madre Maria Gargani, Suor Maria Gargani, la Beata Madre Maria Gargani, ci sono tanti modi di chiamare questa madre, ma lasciatemelo dire, io con Madre Maria Gargani ho una certa confidenza, perché ho studiato tutti i suoi scritti, conosco le sue suore, spesso predico alle sue suore, sono stato in Africa, quindi la sento come una madre, no, più di una sorella, come una madre. Che cosa dice Madre Maria Gargani? Dovete obbedire, anche se incontrate la sofferenza, soprattutto se incontriamo la sofferenza, anche se incontrate il martirio, anche se incontrate le difficoltà. E perché obbedire nella sofferenza, nel martirio, nelle difficoltà? Madre Maria Gargani dice: perché dal Calvario il Signore ci guida alla gloria. L'obbedienza mi fortifica e mi fa arrivare alla gloria. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.